Eccoci qua in palestra, sono Oliver Montano. Allora, sei pronto? Non so tu, ma io sono pronto per spaccare il culo e in questo video ti mostrerò il mio allenamento di venerdì 29 agosto. E come vedi, inizio il mio allenamento con lo stretching, cosa molto importante che non so perché tutti lo sottovalutano e vogliono solamente sapere il segreto, fra virgolette, l'ultima scoperta, la cosa miracolosa. Beh, non esiste, il bodybuilding è fatto di basi e questa è una di quelle che ti garantisce almeno un 5-10% di risultati in più durante l'anno. E anch'io all'inizio ero uno di quelli che non faceva assolutamente stretching, nulla. E quello che ho notato è che incorporando lo stretching nel mio allenamento ho avuto la possibilità di incrementare la mia massa muscolare col tempo, ovviamente, in modo notevole, ok? Almeno un 5-10% di incremento durante l'anno. Questo perché lo stretching ti permette di andare ad allargare le fasce muscolari e permettere che il sangue circoli in modo appropriato. Ok, quindi sto facendo stretching per tutta la parte alta del corpo perché è quella che lavorerò in questa occasione, ok? In questo allenamento, quindi braccia, spalle, bicipiti, tricipiti, spalle, petto e dorso, ok? Quindi, bene stretching per spalle, bicipiti, avambraccio, ok? Quindi questo è lo stretching per andare ad allungare bene i muscoli deltoide frontale, bicipite e avambraccio, ok? Quindi metti il braccio contro il muro e spingi nella direzione inversa e sentirai un bello stretching. Poi, questo è lo stretching per il quadricipite, ok, per la gamba, e anche se non allenerò gambe in questo allenamento, faccio sempre uno stretching full body perché mi permette di mantenere quella flessibilità di giorno in giorno, ok? Ovviamente con gli anni, col passare del tempo, più ti alleni, più diventi bloccato, fra virgolette, quindi vuoi sempre garantire una certa mobilità perché non ha senso sviluppare tutti questi muscoli per poi essere un tronco di legno, non è una cosa per cui sto aspirando. Quindi ad ogni allenamento stretching full body, qui inizio col primo esercizio che è il lat pull down, ok? Sono le trazioni con la macchina e qui sto facendo un po' di stretching per i dorsali, ok? Come vedi, prima di iniziare l'esercizio e anche durante l'esercizio solitamente faccio 5-10 secondi di stretching, tengo la posizione per 5-10 secondi in modo da garantire che durante il pump il sangue circoli in modo appropriato nel muscolo su cui sto lavorando. Ok, quindi inizio con lat pull down, 5 ripetizioni, peso abbastanza pesante. Ok, per chi sta guardando questo video sicuramente pensa, scusa, alza 170 kg. No, non alzo 170 kg, sono 170 libbre, in chili è circa la metà di quel peso, e penso che ogni 2 libbre sia 1 kg più o meno, per cui non sono un robot, quello no, non sono veramente 180 kg. Ok, come vedi sto facendo ancora un po' di stretching. Ti ho spiegato perché il stretching è assolutamente importante, incorporalo nel tuo allenamento e vedrai notevoli cambiamenti non solamente di flessibilità ma anche di risultati a lungo andare. Quindi il mio allenamento è strutturato così, 5x5, in teoria faccio 5 serie per ciascun esercizio, quindi 5 serie per 5 ripetizioni. Il peso che utilizzo è molto pesante, okay? In modo da andare a sviluppare la mia forza o perlomeno mantenere la mia forza che avevo prima di entrare e far dieta, ok? Ora, se noti, metto i pollici sopra la sbarra, questo perché permette di lavorare un po' di più i dorsali anziché il bicipite, quindi se giri il pollice attorno alla sbarra con un'impugnatura normale, ovviamente sentirai di più i bicipiti, sentirai di più i bicipiti lavorare. E questo va a togliere un po' di carico dai dorsali. Una cosa che non voglio, voglio lavorare di più i dorsali perché i miei bicipiti sono predominanti, per cui vado a mettere il pollice sopra la sbarra, ok? Ora, questo è pec machine, la pressa,
anche qui 5x5, 5-6 ripetizioni massimo, anche ai pesi pesanti. Media di schiena dritta e spingo in avanti. Cazzo, sembra così stanco. Di fatto è molto stancante, perché non sembra, ma quando alzi pesi molto pesanti, e solitamente nei miei allenamenti mantengo anche poco riposo fra un set e l'altro, in modo da comunque mantenere anche un discreto pump, ok? Quindi non lascio passare tanti minuti, massimo un minuto, solitamente 30-45 secondi tra un set e l'altro, ok? In modo che posso sviluppare la forza, ma anche mantenere quel pump che trattiene e mantiene i muscoli. Questa è shoulder press, la macchina per il shoulder press, anche qui 5x5. Cazzo, non sapevo di essere così piatto finché non mi vedo a video. Questo è dovuto ovviamente alla dieta che sto facendo, però è una buona cosa, perché quando sai di essere piatto in questa condizione, sai che peggio di così non può andare, e dopo che esci dalla dieta, solitamente quello che succede quando io esco fuori da una dieta simile è che c'è sempre un rimbalzo anabolico, ok? Quindi quando vai a togliere uno dei macronutrienti dal tuo corpo, poi li reintroduci, il tuo corpo poi li assorbe come una spugna. Quindi questo è quello che succede dopo la mia dieta, quando reintroduco i carboidrati, li assorbe come una spugna, vanno a finire principalmente nei muscoli, e quindi ottengo quell'effetto anabolico che è fino a un certo limite simile a quello che si ottiene con alcuni steroidi, ok? Ovviamente il pump che si ottiene per quel piccolo periodo è straordinario, però dura poco, ed è tutto dovuto a questo effetto anabolico che avviene cambiando metabolismo e cambiando anche la disposizione dei macronutrienti nella propria dieta. Qui sono i dips a macchina, okay, i tricep dips. Quindi questa è la pressa per i tricipiti. Anche qui 5x5. Guarda lì le striature. Ma che roba. Sì, manca volume, ma guarda i risultati, striature ovunque. C'è tanta separazione, anche se non è molto notevole, perché comunque la piattezza fa tanto, e il vero risultato finale si vede solamente poi quando farò il carico di carboidrati completamente, esco fuori dalla dieta e avrò la possibilità di riempire il mio corpo di volume. Quindi questa situazione non è assolutamente preoccupante, anzi, i risultati ci sono, la separazione c'è, mi vedi spalla, bicipite, tricipite, anche il petto c'è tanta separazione, quindi i risultati ci sono. Questo è il bicep curl con la macchina per i bicipiti, ok? Guarda lì, anche senza mettere le braccia comunque c'è separazione. Non vedo l'ora di uscire dalla dieta, reintrodurre i carboidrati e poi vedere il risultato finale. Il corpo che comunque prende volume e i muscoli si separano ancora di più, cioè c'è più separazione, striature, bilanciamento e comunque equilibrio. Ultima serie, quindi sono in sbaglio, sono 4-5 esercizi, 5x5 ciascuno, poco riposo fra un esercizio e l'altro, e questo è principalmente il mio allenamento per la parte alta del corpo. Guarda qui, guarda la separazione sul braccio, deltoidi, bicipiti, tricipiti.
solitamente la gente non fa questo in palestra, paura che la gente mi guardi, cazzo te ne frega, tanto sanno tutti che quando vai a casa davanti allo specchio fai così, ti guardi allo specchio e inizi a flettere, te ne devi sbattere il cazzo, ed è così che comunque vedi i risultati, anche inizi a visualizzare il fisico ideale che vuoi raggiungere, solamente così comunque dai la forza al tuo corpo per raggiungere quel determinato risultato che vuoi, ok? Quindi questo è tutto, questo era il mio allenamento di venerdì, più che altro allenamento della parte alta del corpo, poi faccio anche la parte bassa del corpo seguendo più o meno lo stesso schema, e ti ripeto, vado ad intuizione, sento come agisce il mio corpo, ascolto il mio corpo e mi alleno in base a quello, ok? Se ho poca energia ovviamente tento di caricare un po' di meno, non voglio andare a bruciare anche massa muscolare, per cui sono molto attento ed è qui che entra in gioco la mia esperienza, ok? Ed è una cosa, l'istinto di allenamento e la capacità di ascoltare il tuo corpo è una cosa che sviluppi con l'esperienza, ok? Quindi questo è tutto per questo episodio, ragazzi, scrivete qui in basso le domande che avete come al solito, e a tal proposito settimana penso che sarà pronto la guida sulla dieta degli dei, la dieta che sto seguendo, vi darò un po' più di informazioni nei prossimi giorni a venire. Un abbraccio e ci sentiamo presto, ciao ragazzi!